Ben ritrovati al TG Canavese in due minuti, le notizie di oggi, venerdì 18 settembre. Volpiano. Sequestrato l'altro giorno un terreno di circa 2.000 metri quadri situato in via Lonna, al confine con l'ENI. Il terreno era adibito a discarica abusiva. I carabinieri del NOE vi hanno trovato ammassati rifiuti ingombranti e pericolosi per l'ambiente. Sul posto, insieme a militari dell'arma, anche personale tecnico dell'ARPA Piemonte. Denunciato un 61enne di origine slave, residente in provincia di Bergamo. Candia Canavese. Incidente sulla statale 26 a Candia Canavese ieri mattina. Due le auto coinvolte, una Citroen Berlingot con a bordo un uomo di 58 anni di Strambino e una Dacia Duster condotta da un uomo di 67 anni di Torino, con a fianco una donna di 68 anni di Orio Canavese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, la Croce Rossa di Caluso, Carabino Ivrea e i carabinieri di Caluso. I tre feriti sono stati portati all'ospedale di Ivrea, non sono gravi. San Maurizio Canavese, colpo all'ufficio postale di Malanghero. I ladri si sono introdotti nell'ufficio l'altra notte, hanno smurato e portato via la cassaforte con all'interno il denaro, circa 11.000 euro. Ad accorgersi del furto, ieri mattina, è stata la direttrice dell'ufficio, che è stata accolta da un lieve malore. Romano Canavese. I carabinieri della stazione di Strambino l'altra sera hanno arrestato a Romano Canavese un 47enne di Torino per truffa aggravata e hanno denunciato per lo stesso reato un marocchino di 38 anni. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il 47enne aveva acquistato il materiale con un assegno di oltre 2.000 euro falsi. Lo stesso assegno era già stato utilizzato altre due volte in altrettanti negozi della zona. I carabinieri hanno ritrovato nella disponibilità del 47enne due carnet di assegni rubati. Riparlo al Canavese. Un paese più digitale, ma anche più moderno e facile per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. È l'obiettivo principale del piano strategico Post 2020, che prevede il lancio del nuovo servizio Wi-Fi gratuito negli uffici postali, tra i quali appunto quello di Rivarolo. L'ENI. Lorenzo Veglia, 18enne pilota di ENI, è pronto ad indossare nuovamente tuta e casco dopo la lunga pausa estiva. La serie intercontinentale, palcoscenico che sta rendendo protagonista il giovane piemontese, farà tappa questo fine settimana a Singapore, sullo stesso asfalto che dal 18 al 20 settembre verrà condiviso con gli esponenti della Formula 1. Alice Superiore. Le associazioni sportive della Val Chiusella stanno lavorando assiduamente per far conoscere il lato più produttivo e meno conosciuto della valle, quello sportivo. Domenica 20 settembre ad Alice Superiore si terrà una giornata di prove e dimostrazioni sportive, libera a tutti, a cura delle associazioni sportive, in collaborazione con il camper dell'associazione Amici del Cuore Onlus dell'ospedale Molinette di Torino, che effettuerà misurazioni gratuite per tutti. È tutto per questa edizione, arrivederci alla prossima!